Ma io ho affrontato non il potentissimo demone dell'oscurità e ho vinto. Ti hai Insomma, affrontato qualche tu... demone nella tua carriera? Contando che vengo da Jotunheim? Sì. Ah. Ciao a tutti Creeper, io sono Celofi e oggi siamo qui in questo nuovo video su Elysium Craft. Ho deciso di provare questo server che è un capolavoro assoluto. È un server moddato, già per questo guadagna 100 punti per me e tantissima roba che qualcuno in Italia abbia deciso di fare un server moddato, ma soprattutto è un server RP. È stato creato da Marcus Kron, che per chi non lo conosce, come fate a non conoscerlo? È uno youtuber grandioso che fa Minecraft tecnico o comunque con le mod, davvero tantissima roba. E comunque dicevo che è un server RP. Medievale in cui ognuno di noi recita la sua parte, ha il suo ruolo. Ad esempio, io ho deciso di essere un guerriero che proviene appunto dall'isola dei Creeper, dalla Svanilla, e che comunque si ritrova un po' spaesato perché, insomma, un tempo era un leggendario guerriero fortissimo, pieno di armi di ogni tipo, armature. Adesso non c'ho più nulla, devo ricominciare da capo. Ma nonostante tutto questo, il mio ego è comunque smisurato e dico ovunque a tutti quanti che sono un eroe fortissimo, una leggenda. In questo server ognuno ha una classe, come dicevo, ci sono i guerrieri, i maghi, ci sono anche le razze tipo gli orchi, gli elfi, i nani, che sono più bassi, capito? Robe del genere. Prima di iniziare vi dico soltanto di entrare nel mio gruppo Telegram e Discord, dove appunto avviso quando faccio video live con voi, infatti questa serie vorrei magari portarla in live insieme a tutti voi. E prima di cominciare vi do una piccola informazione, ovvero che quando vedete in basso a sinistra nello schermo un piccolo microfono che si accende, vuol dire che in quel momento sto parlando con gli altri, quindi sono in modalità roleplay, capito? Mamma mia, è figo! Sono incasinato perché credo di avere qualche bug, mi sa che ho scaricato una versione vecchia, non so. No, ma ragazzi, forse abbiamo trovato qualcuno. Proteggi da tutti i danni di questo modo, vedi, io mi giro con due pezzi Buongiorno! perché è troppo grosso. Salve. Ma guarda chi si vede, salve. Buongiorno! Anche lei qui, amico Aspetta, chi mio. sei, appunto? Finalmente è venuto in questo regno. Eh sì, amico mio, sa, ho fatto un viaggio incredibile. Sei ancora vagabondo, quindi. Sì, sto cercando di intuire come comunicare in questo regno. È complicato, i tasti. Ah, eh sì, vabbè, però volendo potresti cambiare. Paco, non so se lo conosci, usciamo un attimo fuori dal gioco. Dov'è? Lo sai chi è lui? Salve amico No. Nanico. È Selophy. Sono un Rust eroe, sono venuto qui Selophy. dalla lontana terra della Svanilla, lo sa? Oddio, oddio, l'ho già sentito. Sì, parlano di me in tutti i reami, però adesso sono scarso, non ho più la mia attrezzatura da guerriero. Aspetta, aspetta, Alba, aspettate, sto un attimo parlando, un secondo. Bello. Bellissimo, una pizza. Allora, hai già deciso come cosa che classe fare? Non so, ci devo pensare, No, pure io, perché certo. vorrei essere un No, fai guerriero bene, come fai ero bene. nel mio vecchio mondo dal quale provengo. Che Sì. schifo i guerrieri. No, perché? Sono un Perché abile lui è un spadaccino, io, guerriero? sapete? Lo sono anch'io un guerriero. Ma io ho affrontato non il potentissimo demone dell'oscurità, e ho vinto. Ti hai Insomma, affrontato qualche tu... demone nella tua carriera? Contando che vengo da Jotunheim? Sì. Ah, va bene. Da Allora Jotunheim. ti porto onore, anche a te. Vai. Io Io anch'io ti porto onore. invece... Però io ho la fama del fatto che ho ammazzato più di 15 ombre da quando sono qua, quindi... Tu hai la fama di Wow! essere preso a schiaffi da me in duello. Sì, qua Ma non abbiamo è un vero, anch'io problema, li ho c'è presi a anche schiaffi. l'abilità Vabbè, quando ti ho di usato essere la Zwinder un'ombra. per farti capire che la Flayer era più Loro sono forte. invisibili e di solito attaccano i più Ah, deboli per sì. Ne derubarli. ho Se ti sentito uccidono... parlare, sì. Sì, se ti uccidono, tu vedi, adesso hai dei soldi con te e degli oggetti, poi hai Me una li percentuale fregano? che puoi perdere. Sì, no, lì, quando muori puoi perdere una percentuale di soldi e di oggetti. Quindi, Mannaggia i magari, ladri, ho quello capito, ho capito. Va che bene. ti consiglio è trovare subito una zona dove poter mettere su casa. Che dici, ne ho trovare Ah, una sì. zona? Guarda, non so, per il momento potresti ospitarmi nella tua dimora, se è possibile. No, non è possibile. Ah, va bene. Allora mi metto lì Perché vicino. l'Imperium non vuole che ci sia più di una persona all'interno Ah, della sua certo. fortificazione. L'ho dell'Imperium, che sono Sì, saggi, loro sempre sanno sia quello che lodato. fanno. Vado a prendere Kyle. Va bene, E però invece prima mi esplori. fai fare un giretto della zona, mi fai vedere un Certo, po'. certo. Ok. Vieni, vieni. Allora. Allora, giretto della zona, insomma, vengo anch'io perché, insomma, ci sono criminali. Oh cavolo. Allora, questo è il centro città. Cosa? Chiaro?
Chiaro. Poi il claim, se più lo metti vicino al centro città è più paghi tasse, perché per mettere il claim, per mantenere diciamo, la zona protetta, devi pagare delle tasse. E beh, giusto. L'Imperium vuole la sua parte. Esatto, per proteggere, diciamo, l'abitazione. Più sei vicino e più le paghi. Quindi noi siamo allontanati, questa è la via del sole, se tutta fatta dai player. Se vedi qua non c'è niente Ah, sto claimato, però capendo. se ti trovano che stai distruggendo cose, Ti ti espellono menano i dall'impero. soldati, giustamente. E ti espellono proprio dall'impero. Ah, chiaro, ok. Qua possiamo scegliere la professione. Vediamo. Guerriero, inizi con lo scudo, hai più cuori, fai più danni. Ma facciamolo semplice. Guerriero, vai. Oh, adesso sì che sono un guerriero che si rispetta. Ho un bel equipaggiamento per iniziare, perfetto. Perfetto. Ah, ma lei è anche un bardo. Sto usando il mio strumento di strumento. Siete tutti bardi, cavolo. L'unico bardo qui sono io. Oh, che potere mistico! Pazzesco. Non ho mai visto una simile magia. Raga, Andiamo. andiamo. Sì, Ti andiamo, arriva. andiamo, mi faccia strada. Dai, chi arriva prima vince un biscotto. Raga, non sono più veloce io, ragazzi. No, voglio io, ho fame. No, sono troppo veloci. Ragazzi, questo server è fighissimo, davvero, mi piace un sacchissimo. A me fa recitare, fa roleplay, quindi sono stracontento che esista una roba così. Sicuramente ci farò altri video, lo Allora, so. qui è, diciamo, alla fine della Strada del Sole, questo è, diciamo, il nostro fabbro di fiducia, si chiama Ghost, solo che adesso non sta Bene, gli ancora farò visita per dormendo. comprare qualche arma decente, allora. Sì. Anche se ci sono gli Wow, shop qua. vediamo. Posso comprare già un arco, un piccone? Perché un po' di soldi ce li ho. Allora, io mi comprerei. Mi comprerò una spada leggendaria. La vende a un prezzo ridicolo. Così posso iniziare subito la mia carriera. Vediamo. Poi non vende armi. Ah Solo sì. che Oppure poi non puoi usare lo un scudo. elmetto. Vai, mi compro anche questo, dai. Guarda qua. Ok, così nascondo la mia faccia da creeper. Perfetto, direi. Wow. Vabbè, Che però casa qua. fantastica questa. Questa è la casa del carpentiere. Il carpentiere più. Giustamente. La gita dei carpentieri. Oh, vedo Bardo Zer che sei in quella direzione, ok. Fast Sì, faccio food. vedere casa mia. Molto interessante. Andiamo, andiamo. Secondo te dove ci potrebbe mettere il mio amico? Non saprai. Molto Come si ti bello. fai chiamare in questo regno? Celofi, come mi Ah, chiamo Celofi. sempre. Ok, Celofi. Come tutti mi conoscono in ogni regno esistente, il leggendario e niente di meno. Ottimo. Grazie, vi ringrazio. Signor Zerk, visto che Sì. lei è comunque un esperto di questo mondo, se la pago, mi dà qualche pezzo di legno, giusto un paio? Ma che paga, vieni qua, lo regalo. Prego. Ah, la ringrazio. Jungle, il mio preferito. Non è vero, però ok. Se riesci a prendere il mio associa qua, io compro il grande albero. Comunque, io da adesso sarò in servizio come guerriero, quindi se vi servirà una mano ad acciuffare un mascalzone o a menare qualcuno, se mi pagate, lo faccio volentieri. Alleluia, non ti sta dando. Noi in realtà siamo i Moon Knights. Siamo una compagnia e ci facciamo pagare per protezione e poi andiamo nella breccia, andiamo a Ah, prendere cose, perfetto. abbiamo accordi con altre persone. Siamo molto conosciuti nel regno. Si parla dei Perfetto. Moon Knights, ci conoscono tutti. Allora, se un Abbiamo giorno con sarò noi. pronto e vorrete, potrei unirmi. Come? Noi calcolo che noi abbiamo la maga più forte del server, il guerriero più forte del server, davanti a lei c'è il bardo più forte del server. Cavolo. E lui è il capogilda delle ombre. Vabbè, niente. Faccio lo stagista, vi pulisco un po', vi preparo una tortina. Vi preparo una tortina. No, io sono lieto sempre di darti la mano. D'accordo, allora un giorno che sarò pronto ci sentiamo. Per ora farò le mie cose, mi aggiusterò, farò un'abitazione, una casetta e poi vediamo. Lui non può parlare, a quanto pare usa la chat testuale. Salve, sono Celofi, leggendario guerriero eroico che proviene dall'isola dei Creeper. Mi scusi, messer. Per caso vi servì? Un raccoglitore, Esatto, eh? Sai, un mi raccoglitore, servirebbe, ma sì. cercate di Io mantenere ti pulita la recupero. zona. Avete rimasto degli oggetti lì per terra. Questo non va fatto, amico mio. Si inquina l'ambiente, non è una cosa da fare.
Ecco, si penta di quello che ha fatto. Comunque sì, dicevo che mi servirebbero un po' di materiali se lei raccoglie materiali, giusto? D'accordo, non so, un po' di pietra per iniziare, visto che sono appena arrivato, se ce l'ha. La pago con delle monete. Quanto vuole per, diciamo, 64 di pietra? Solo? D'accordo, grazie. Un rame, cavolo, che offerta, vai. Tenga. Gli è arrivato? Sì, perfetto. Adesso, se non sbaglio, devo inserirci i soldi e l'Imperium verrà a pagare, tutti, prendere le tasse. Attenzione. Sì, non tutti, non tutti. D'accordo. Attenzione. 5 coin al giorno. Perché sono povero. Come sei povero? Assai, sì, sono arrivato. Quanti adesso. Quanti argenti hai? 3. Hai più argenti di Kyle e di Zerk. Oh, ottimo. Sono ricco allora. Perfetto. Ecco, molto bene. Non sprecarli. Adesso inizierò a costruire un po'. Venga con me, amico mio. Le devo dare delle cose. Io? Ok. Sì, sì. Casa sua è un pochino stretta, se posso dire. Sa, perché non ci passo molto tempo. Oh, grazie mille. Guarda quanti materiali, gratis. Le porta da un carpentiere, se lo trova, così le sì. Può fare anche delle colonne più particolari, più carine. Oh, d'accordo. Anche lei. Andò a cercarlo subito, allora. Consiglio. Ok, allora adesso poi vado a dare un'occhiata. Poi l'altro carpentiere sta qui, quelle, vede quelle lanterne? Ok, vado a vedere subito. Grazie. Ciao. Prego, ciao. Va bene, guarda che storia. Andiamo a cercare il carpentiere per la nostra missione di fare una casa. Questa casa sembra un pochino... Cos'è? C'è un blocco invisibile? Bello. Un pochino in costruzione, mi sa che non c'è nessuno per ora. Divine End? No. Vabbè ragazzi, per ora costruiamoci una casetta iniziale, il carpentiere lo cercheremo in futuro, dai. Credo che mi troverò proprio bene in questo regno, se sono tutti così gentili ed educati, sicuramente riuscirò a farmi una nuova vita come guerriero qui. Hanno detto comunque che ci sono dei furfanti in giro, delle ombre, ladri e assassini, quindi dovrò starci attento e magari un giorno verrò assoldato per eliminarli, dargli la caccia e quindi mi pagheranno per i miei servigi. Dopotutto io sono bravo a combattere i demoni, non a costruire, quindi credo di aver fatto un ottimo lavoro, ma mi servono più materiali, ne ho scavati un po', ma mi serve assolutamente più pietra, quindi vado a cercare un commerciante o qualcuno che magari mi possa vendere un po' di pietra, magari anche un po' di ferro, vediamo un po', andiamo in giro. Qua c'è l'albero magico, non mi interessa, voglio cercare della pietra io. Oh, attenzione, oh, forse ho trovato quello che cercavo. Qua vendono diamanti, sì, ma il ferro no, eh. Eccolo qua, ferro grezzo. Per 2 di copper qui, di bronzo. Ne prenderei uno. Ah, uno per volta. Ok, ne prenderei un po'. Ottimo lavoro, signore. Continui a fare queste strade, che il mondo ne ha bisogno. Vabbè, gli manca totalmente il tetto, ragazzi. Però, con calma, lo faremo sicuramente. Mi farò vendere i materiali da qualcuno. Intanto qua sto cucinando un po' di vetro per fare le finestre. La casa credo proprio che non la finirò oggi. Ma almeno facciamo le basi, ok? Facciamo capire agli altri che sono un guerriero e che abito qui. Ok, proviamo a fare un negozio, ragazzi. Mi servono 2 di questi, di bronzi, ok? Facciamo così. E mi serve del legno. Non ho il legno? Lo prendiamo subito. Facciamo così, facciamo cos'è? E voilà, easy. In questo modo posso vendere le cose che non mi servono. Ad esempio il copper. Ne ho tantissimo di copper, potrei metterlo in vendita. Per il momento lo posso mettere banalmente qua fuori, così a caso, ma in futuro ci potrei mettere una bella bancarella, ad esempio facciamo. Vediamo un po', non so come si può fare, però suppongo di averlo messo in vendita per 2 di rame, che è tanto in realtà per il copper, quindi facciamo uno. Uno di rame per un pezzo di copper. Vabbè, se qualcuno passerà da qui, se lo potrà comprare.
In questo modo chiunque verrà qui saprà che questa è casa mia, che io sono un guerriero leggendario, modestamente. Allora, casa del leggendario Dario guerriero Celofi. Non ci sta, ok, andiamo a capo. Casa del leggendario guerriero Celofi, uccisore di demoni e di umani. Come dire, ecco, c'è un'idea. E portatore, ma dai, che palle, non ci sta. Portatore di giustizia, niente di meno. Chi passerà da qui capirà che sono un figo, soprattutto vedendo la mia casa. Però ragazzi, l'ascesa verso il successo è lenta, ma un giorno sono sicuro che anche in questo regno capiranno il mio valore e diventerò una leggenda come sono stato nella Svanilla. Si comincia sempre dal basso per poi arrivare all'altissima leggendarietà degli eroi, non lo so. Vabbè, comunque ragazzi, adesso direi che possiamo concludere qua questo video. Sto server è fantastico, vi assicuro che tutto quello che abbiamo visto è soltanto l'inizio. Non so se continuare questa serie in live o in video, sicuramente io ci giocherò tanto, perché è davvero tanta roba, questo server è un capolavoro. Vorrei magari portarlo in live, vediamo ragazzi. Per ogni cosa comunque entrate nel sito in descrizione, su Discord e Telegram, che lì vi avviso quando faccio qualsiasi cosa. Detto questo, vi ringrazio per la visione e Celofi leggendario vi saluta e ci vediamo al prossimo video.